significa... Il costo del materiale della costruzione valsesiano è zero. Infatti il bello di tu questa tecnica... Tu compri un sacchetto di piume per pescatori a mosca secca, lo paghi 10 euro. Esatto. Ma e soprattutto, beh, devi trovare chi ti dia le piume, però... diciamo che anche il modo di costruire, la mosca si costruisce esclusivamente con le mani, cioè non si usa mai il morsetto, ma non perché si ha qualche cosa contro il morsetto, che anzi è comodissimo, ma per come costruisco io la mosca è solo d'impiccio, perché quando fai la mosca non usi solo le mani, ma usi la bocca, la lingua, i denti e hai bisogno di potergli girare intorno alla mosca. Per mia fe, non puoi fare la mosca, come si dice, fisso su un morsetto, perché devi poter fare quello, giocare come vuoi, no? Ma allora, che ami sono quelli? Questo qua. Usi sempre questo tipo di ami o? Questo è il tipico amo che va bene per la mosca. È un grub. Ma è un grub, è un normalissimo amo che trovi, è un comunissimo grub che puoi comprarlo di marche diverse, ma. Questo è un 12, che è la misura che generalmente trovo che va meglio, no? In questo periodo. Quindi fagiana? No, questa qua è beccaccia. Beccaccia chiara. Però, cioè, ve le tiro fuori così le vedete, tanto poi la beccaccia vedi che c'è marroncina, c'è più marrone scuro magari, oppure c'è proprio chiara così, quindi, però sono delle belle piume grandi, ci sono adesso il periodo è il periodo di usare delle piume. Queste io le uso per fare le ali delle stecce, semplicemente per la stravacca, anche grossa, così, semplicemente così messa sopra l'amo. Ah, vi faccio vedere anche il fagiano, visto che abbiamo visto... Poco che si arriva una folata di vento. Questo è il fagiano che uso io per fare... certe, però lo uso poco perché va bene solo su certe mosche rigide, ecco questa, e viene fuori anche qua una abbastanza secca come mosca, e anche questa per esempio è piuttosto, questa no, non troppo, ma aspetta, ecco questa qua ad esempio, questa è sempre la cotornice ed è una fiuma abbastanza rigida, oggi ne avevo una che stava a galla che era fatta con questa qua. Cioè, facciamone una con questa o con questa. Facciamo una bella mosca segreta, ben piumata. Segreta. Poi distruggiamo il filmato. Dopodiché sarà sequestrata la telecamera. Esatto. Occhio che abbiamo tirato fuori tutto, sennò volano via le nostre piume. Grazie. Ah, questa qua è una piuma che va benissimo, questa è una piuma ottima ed è una piuma di fagiano, di monte però. Se, a differenza di quello che hai visto prima, questa è morbido, molto morbido. Quindi hai visto che la maggioranza delle piume sono piume morbide, che hanno la caratteristica di lavorare bene nel momento in cui... Allora... Lanugine? Togli la tua lanugine, anche se delle volte ci puoi anche lasciargliene un pochino se ti interessa, sempre per una questione di morbidezza, eh? Allora, cominciamo
l'unica cosa che ti serve è una forbice. Allora, ti fai due giri per fissare la seta, tagli il di più e poi costruisci una testina che ti serva da testina della tua mosca, ok? Poi gli fai un po' di corpo. Questo è poi il mio sistema, poi come ti dicevo prima, ognuno ha il suo modo, no? Come in tutte le cose. Allora, a questo punto qua che hai fissato la tua piuma, adesso magari vi farà un po' schifo, ma c'è quella che noi in valsesiano chiamiamo la barlicca. Cioè tu devi tirare tutte le piume da dalla stessa parte. E allora le metti tutte da un lato, poi rifai il tuo bel giro, e se non riesci a tirarla come vuoi ti aiuti sempre con la bocca, con la lingua. Questa è una piuma un po' ribelle. Quando arrivi alla fine, fissi dietro il tuo gambo. Questa qua non è venuta particolarmente bene, perché la prima si è un po' ribellata. Quando è ora di chiudere, fai un semplice nodo così. Prima uno singolo, diciamo così, poi ne fai uno doppio. Girare due volte, fai passare dentro per fissare, e tagli. Facciamo una più bella, perché questa qui fa un po' schifo. Comunque, grosso modo, questa è una classica. Fantastico. Piuma di, hai detto? Beccaccia, questa piuma di beccaccia. Però ne facciamo un'altra, perché questa qua